pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Allora, questo qua è il video sulla My Skincare Routine. Vi faccio vedere tutti i prodotti che utilizzo per la cura del mio viso quando mi strucco, prima di truccarmi e in generale vi faccio vedere appunto tutti i prodotti che utilizzo per il mio viso. Ve le faccio vedere prima così, perché se poi magari volete un video proprio apposito e vi faccio vedere proprio tutto in modo figo, basta che me lo richiedate e io ve lo faccio. Io ve li faccio vedere così perché almeno riesco a spiegarvi anche un po' diciamo il loro utilizzo. Allora, partiamo dallo struccaggio. Come primo prodotto per lo struccaggio utilizzo questo sample che mi è stato dato da Yves Rocher. Sapete che se avete la tessera acquistata da Yves Rocher vi arrivano in carnet ogni mese a casa e all'interno di questi carnet, diciamo, ci sono dei prodotti in omaggio che voi basta che andiate da Yves Rocher e ve li omaggiano, in teoria senza obbligo di acquisto. Da noi in pratica devi acquistare. Allora, utilizzo questa acqua micellare qua di appunto Yves Rocher della linea Hydra Vegetal. Ho provato già un po' di prodotti della linea Vegetal, della linea Hydra Vegetal, magari ce la posso fare. Ho provato l'acqua micellare, lo scrub e una crema viso idratante 24 ore che ho anche già finito. Trovate la recensione di quella crema, comunque, se vi interessa, nei video dei prodotti finiti di penso maggio, sì, maggio o giù di lì. E niente, questa acqua micellare mi fa pietà. Allora, l'odore sì, se sa di tipo qualcosa di vegetale, perché è vero, sembra qualcosa di vegetale un sacco, però fa schifo perché non toglie nulla, cioè praticamente io uso un dischetto e la utilizzo come acqua micellare che rimuove un po' la BB cream o la cipria, quello che avete indosso, però fa davvero pietà perché non toglie davvero nulla, ma nulla, nulla, nulla. Il mascara non ci provate neanche, perché è tanto una cosa inutile, non lo toglie, non lo rimuove e basta, cioè nel senso non mi piace. Non so sinceramente se sia anche idratante, perché io non è che abbia visto chissà quale idratazione se utilizzo questa qua. Comunque la utilizzo perché è un campioncino di 50 ml che voglio finire, ha una scadenza di 6 mesi e quindi niente, la utilizzo, però mi fa davvero pietà. Una volta a settimana, forse no, anche un po' di più, perché questa secondo me non è molto aggressivo come scrub. Utilizzo lo scrub sempre della linea Hydra Vegetal, che mi è stato sempre omaggiato dalla Yves Rocher. Questo qui è lo scrubbino. E niente, è un semplice scrub, è un gommage, quindi non è appunto molto aggressivo, però esfoglia un pochino la pelle ed è in gel, quindi è anche abbastanza buono. Cioè, tutto sommato non mi è dispiaciuto, 30 ml, però non lo ricomprerò, a parte che ho un altro scrub da già pronto, però non lo ricomprerò semplicemente perché non è che, cioè, voglio andare anche a vedere un po' il prezzo, cioè 5 euro ce li posso anche dare, di più assolutamente no. Poi, altro prodotto che utilizzo come struccante è questo latte detergente della Claren. Questo è un latte detergente che io faccio fatica a utilizzare, quindi lo utilizzo in combo con questa spatolina qua. Questa spatolina qua l'avevo trovata quando ero andata in Slovenia e l'avevo trovata perché era abbinata a un qualcosa di per la pulizia del viso della L'Oreal. Non c'è qui in Italia. Comunque vi dico, io ho tenuto la spugnetta e applico il gel detergente sopra la spugnetta e poi lo passo bene su tutto il viso. Quindi lo applico, questo gel detergente, questo latte detergente lo utilizzo appunto per in combo con quella spugnetta lì. E pian piano sto cercando anche questo di finirlo, perché altrimenti, cioè, è piccino, perché sono 100 ml, non è tantissimo, però faccio fatica davvero ad utilizzare il latte detergente, perché io preferisco per esempio le acque micellari. Il latte detergente non è una cosa che sinceramente ho mai utilizzato molto e che
In generale, in combo in realtà con il latte detergente di Claren, vi faccio vedere questo che invece è il tonico detergente, è il tonico sempre di Claren. Come potete vedere, ce n'è ancora per un'applicazione di stasera e poi va nei prodotti finiti. Sì, non è male, sinceramente, secondo me è molto chimico come tonico. Poi c'è l'aloe al secondo posto, glicerina. No, non lo so se è magari molto chimico, magari tipo è strabuono come ingredienti. Comunque io lo utilizzo tantissimo perché secondo me è un tonico astringente tantissimo. Cioè, per esempio, quando ho i brufoli, questo qua ce lo appiccico sopra i brufoli. Cioè, quando devo passare il tonico, insisto molto sulla zona in cui magari ho dei brufoli. E non mi dispiace molto, non lo ricomprerò perché la marca Clarins secondo me costa tantissimo. Però mi è piaciuto, non mi è per niente dispiaciuto. Sto anche per finire eventualmente questo tonico qua, vedete che ce n'è davvero pochissimo qua. Il solito della Rovers da 300 ml, sapete che a me piace. Ne ho ricomprato già un altro bottiglione, non sapevo che di Inci non fosse accettabile, però comunque il peg che c'è è molto in fondo. Comunque non è molto buono di Inci, ho scoperto, io ormai ho già riacquistato un'altra boccettona e poi andrò a comprare prodotti invece della Viverde Coop. Comunque lo sapete che io mi ci trovo bene, tipo questa è la terza che finisco, quindi buono. Poi alla mattina appena sveglia ho comprato pochi giorni fa, dovrei rifarmi un haul perché ho comprato già tantissime altre cose. Questo sapone qua della Omnia Laboratories. Era in offerta, quindi vi consiglio. A proposito, vi consiglio anche a tutte voi di andare in edicola perché col giornale mi sembra grazia. C'è in omaggio 100 ml, assolino numero 50, 100 ml di crema corpo al karité dell'Equilibra, quella nuova con un buon Inci. E in più, con un altro giornale che non mi ricordo cosa, c'è in omaggio poi lo smaltino, sempre a 1,50 € di Pupa. Oltretutto un colore molto molto carino, quindi vi consiglio di andare in edicola. E di tenere sott'occhio i giornali, ve lo dico perché mio papà ha un'edicola. E niente, questo qua è un non sapone ecobiologico per viso e mani all'olio di jojoba. Non contiene, sapete che la Omnia Laboratories è in realtà una marca certificata EcoBio, certificata anche CEA, e non testa sugli animali. Mi piace tantissimo, l'odore è eccezionale. Io lo utilizzo sempre, magari dopo aver utilizzato il latte detergente, quindi dopo essermi comunque struccata, o comunque alla mattina per rimuovere delle cose che applico. Per esempio, applico un mascara di cui poi vi parlo, dopo che è un trattamento, diciamo, per le ciglia, e quindi lo utilizzo alla mattina perché alla mattina io utilizzo sempre un po' di sapone. L'ho pagato, mi sembra, o 3 euro o. Sì, 3 euro perché era in offerta, vorrei andarlo a ricomprare perché mi è piaciuto tantissimo, se no costa 4 euro. Però è davvero davvero buono, mi piace tantissimo. L'olio di jojoba non pensavo avesse un odore così buono, se no l'ha fatto loro così buono. Mi piace tantissimo, davvero mi ci trovo molto bene. Questo qua ho letto dopo che era per pelli tipo. Dov'è che c'è la scritta? Tipo per pelli secche? Sì, per pelli secche e ruvide. L'ho letto dopo, però non cambia nulla. Cioè, io con la pelle mista grassa, cioè, a me non dà fastidio come sapone. Quindi ve lo straconsiglio se volete un sapone viso e mani. Io lo utilizzo solo per il viso perché per le mani, altrimenti, ciao. E poi, gli ultimi prodotti che applico. Oh, Madonna Santa. Ho finito la mia crema viso del dottor Auschka, che vi farò vedere appunto nei prodotti finiti, ma non mi è piaciuta tantissimo sinceramente. 25 euro quella crema lì non li vale, no, assolutamente. E alla sera applico questi tre campioncini della linea di Eucerin. Sono tre campioncini e sono un contorno occhi e labbra, una crema giorno e una crema notte. Allora, sto finendo il contorno occhi e labbra e devo finire queste due campioncini di crema giorno e crema notte. Sì, non mi dispiace, non li utilizzo principalmente per finirli, ma non li ricomprerò mai perché sto cercando appunto di andare verso il buon Inci. Io non sono sicura che quelli abbiano un buon Inci e oddio. E quindi non è che sinceramente mi interessino, poi non è che mi abbiano fatto sinceramente impazzire, non, anzi,
proprio per niente, e quindi preferisco lasciarli nel loro bellissimo stand che fanno davvero una bellissima figura. Altro prodotto che utilizzo ogni singola sera praticamente è questo prodotto qua della Sant'Angelica ed è un siero che vi ho fatto vedere appunto nel video il precedente. Vi rimando, vi lascio tutto nel pallino informazione. Come dice la ragazza che sta seguendo da poco ma che mi piace tantissimo, adesso non ricordo il suo nome, Katte qualcosa mi sembra. E so che si chiama Sonia, questo me lo ricordo. Vabbè, e niente, io lo applico sia sulle ciglia che sulle sopracciglia e mi piace un sacco, cioè in teoria potrebbe essere messo sia come base singola sia anche prima del mascara, però io lo applico, è ristrutturante e lucidante, un trattamento ristrutturante e lucidante, però io lo applico di sera prima di andare a letto, cioè poi magari lo applicherò anche quando applico il mascara, ci metto prima questo, però faccio più fatica se ci metto prima questo ad applicare il mascara. Comunque, questo qua mi piace un sacco, davvero mi ci sto trovando bene. Penso che le mie ciglia siano un po' più forti, un po' più lucide. E comunque adesso voglio testarlo per bene perché non voglio dirvi una vaccata. Però sapete una cosa, secondo me finisce molto volte alla svelta. Comunque, adesso lo proverò per bene, poi vi dirò. Poi, altri due prodotti che vi farò vedere saranno prossimi nella mia skincare routine sono finalmente un deodorante che cercavo bio e ho preso quello della Vivi Verde Coop Delicato. Non so se mi piace o no, all'inizio tipo mi era piaciuto tantissimo, però ieri mi sa che mi aveva lasciato abbastanza scoperta. Però adesso lo testerò perché è 2 giorni, 3 giorni che lo provo. E l'altra è la crema idratante viso in gel per pelli normali e miste, idratante protettiva per pelli normali e miste. Sempre della linea Vivi Verde Coop, è l'unica che ho trovato per pelli normali miste, perché sennò erano per pelli normali, ma era troppo idratante per pelli secche, che non era decisamente per me. Io ho una pelle mista, quindi a me serviva. E la crema viso, appunto, vi ho detto che l'ho finita perché utilizzavo quella di dottora Ushka. E quindi voglio provare questi qua. Non li ho ancora neanche provati, cioè la crema non ho ancora neanche aperto, ho aperto solo la confezione di carta. Però non ho ancora toccato nulla con mano. Vi farò sapere appena finirò tutti i prodotti che ho in giro aperti. Niente, questo era tutto quello che utilizzo per la mia skincare viso. Spero che il video vi sia piaciuto. Ditemi quali altri video volete vedere. So soltanto che arriverà presto un video dei prodotti promossi e bocciati e un video dei finiti. Niente, io vi lascio perché non ho più di batteria e ci vediamo al prossimo video. Ciao pasticce!